Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereu, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo intervento. Ragazzi, classico intervento pre-partita in relazione al match del Cagliari. Come sapete, infatti, domani sera alle ore 18:30 va in scena il Castello, recupero della 27esima giornata di Serie A, la giornata che, come sapete, fu rinviata per 7 partite su 10 in seguito alla tragica scomparsa di Davide Astori. Ragazzi, Genoa-Cagliari, partita fondamentale, crocevia fondamentale per il raggiungimento della salvezza, crocevia fondamentale probabilmente anche per il destino della guida tecnica del Cagliari. Lopez sa perfettamente che si gioca moltissimo già in questo impegno e quindi è lecito aspettarsi dai rossoblù una prova d'orgoglio, dai rossoblù ovviamente del Cagliari, una prova d'orgoglio che è fondamentale perché? Perché Genoa prima e Verona ovviamente poi sono due sfide in cui veramente ci giochiamo tantissimo. Il campo di Marassi è un campo difficile, il Genoa è una squadra veramente ostica da affrontare, la squadra di Ballardini generalmente fa giocare male gli avversari, certo noi giochiamo già male di nostro, quindi penso che non è che ci vorrà grande impegno da parte del Genoa per in qualche modo complicarci la vita sul piano di trame di gioco e quant'altro, ma quello che mi aspetto veramente da questa sfida è una squadra che possa buttare il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire in questi casi. Mi aspetto una prova d'orgoglio, mi aspetto motivazioni al 120%, al 150%. Mi aspetto una squadra che lotti, mi aspetto una squadra che onori la maglia. C'è bisogno di leoni in campo, non c'è bisogno di semplici giocatori. Leoni in campo che veramente ho visto poche volte quest'anno e mi auguro e spero veramente di vedere nella partita di domani. È una partita veramente in cui sono le motivazioni a fare la differenza perché incontriamo un Genoa che come noi comunque si gioca ancora il raggiungimento della salvezza, non è ancora sicuro appunto della salvezza, anche se ha una posizione in classifica migliore della nostra, quindi sarà veramente fondamentale scendere in campo con la bava alla bocca, come si suol dire in questi casi. Io non mi aspetto calcio champagne, trame di gioco particolari, anche perché senza un Cigarini, che da questo punto di vista è fondamentale, sarà difficile ovviamente vedere grandi cose. Mi aspetto però veramente grandi motivazioni. Scusatemi se ripeto appunto la stessa parola, ma è questo che farà la differenza. Prova d'orgoglio, prova di riscatto, sono queste le prerogative rispetto alla sfida di domani. Io non aggiungo nient'altro, ragazzi, perché veramente in queste case le parole portano via il vento, e in tal senso non andrò neanche a fare un video commentando le possibili parole di Lopez. Non so appunto se farò una conferenza stampa, in ogni caso non farò un video riguardo perché domani non contano le parole, conteranno i fatti, conterà veramente quello che vedremo sul campo di gioco. Speriamo in bene, speriamo veramente di raggiungere un bel risultato, un pareggio o addirittura una vittoria, ovviamente sarebbero risultati importanti da poter raggiungere per la classifica, per il morale, per dare fiducia all'ambiente e a tutti i tifosi rossoblù del Cagliari. Io vi saluto, come sempre, se volete commentare rispetto a questa partita, considerando anche sensazioni e quant'altro, fatemi pure sapere dei commenti vostri qui sotto il video. E noi ci vediamo ovviamente presto con altri interventi. Un saluto a tutti e ovviamente forza a casa da tutti. Ciao ciao!